Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 42esima puntata di Minecraft con Modpack Vault. Bene ragazzi, io volevo scusarmi prima di iniziare per la scorsa puntata perché stavo dormendo in video, stavo letteralmente dormendo in video perché ero stanchissimo, quindi magari non ho dato peso a delle cose o magari ho fatto delle cose un po' più mosce così perché stavo dormendo e volevo chiedervi scusa. Ma in questa puntata sono carico e faremo un macchinario nuovo. Bene, allora, come avete letto dal titolo, in questa puntata ho deciso di fare un nuovo tipo di fornace, perché questa fornace ci potrebbe servire giù di sotto nell'assembly line o comunque non serve più, diciamo, perché faremo una fornace che ci consente di cucinare più roba contemporaneamente, che è quello che ci servirà a noi, visto che comunque adesso stiamo producendo molto dust. Allora, la fornace in questione è la Smelting Factory. Ci sono tre tipi di smelting factory: c'è la basic, la advanced e la elite. Cosa cambia? Sostanzialmente non cambia nulla, di velocità sono tutte quante le stesse, ma l'unica cosa che cambia è la quantità di materiali che possono cucinare insieme. Allora, la basic smelting factory può fare, quindi al minimo, può cucinare tre materiali insieme. L'advanced forse 6, adesso non ricordo bene queste due perché non ci avevo proprio pensato a dirvi la quantità di sì, sto parlando proprio a scatti la quantità di materiali che possono cucinare assieme, non mi era venuto proprio in mente di dirvelo. Comunque in questa puntata faremo la basic smelting e l'advanced smelting, visto che per fare l'advanced smelting c'è bisogno della basic. Sono tutte e tre semplici da fare, l'unica cosa che, ahimè, per quelle un po' più potenti c'è bisogno del diamante. Allora, craftiamole subito. Allora, innanzitutto vi faccio vedere già il crafting. Ha bisogno di tre di qua. Sì, non sto capendo più niente, ragazzi. La mia testa da scivolo. Allora, wow, steel block. Ah, ecco. Pensavo di aver visto un blocco di ferro. Ho detto, stai a vedere che ho fatto lo steel per niente. Allora, abbiamo bisogno di 4 basic o control circuit, 2 enriched alloy, un blocco di steel e 2 gold dust per fare la basic smelting factory. Io ovviamente ho già tutto quanto pronto, il blocco di steel che ovviamente sapete bene che si fa con 9 lingotti di steel. La prendiamo, ho fatto anche i biscottini ragazzi per diciamo l'autofeeder della Power Armor, così almeno quando mangio so che questo qui, diciamo, per produrlo ci vuole poco e mangia correttamente, non mi mangia magari la bistecca per mezzo pollo, per mezza coscetta di pollo. Quindi per me i biscottini sono la cosa migliore per l'autofeeder, come consigliato da GLaDOS. Allora, poi prendiamo il Gold Dust, scusate per questa piccola parentesi, l'Enriched Alloy e i 16 di Osmium che ci serviranno per fare i Control Circuit. Allora, ci serviranno 4 Control Circuit, 3 e 4, voilà. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 e 4. Quindi abbiamo fatto i 4 Control Circuit, ragazzi. Ora, 1, 2, 3, 4. Mi sono stufato di dire 4! Oh! Poi prendiamo i 2 Enriched Alloy, i 2 Gold Dust e lo Steel Block. Lo Steel Block. Allora, prendiamo la Basic Smelting Factory. Adesso ve la faccio un attimo vedere al volo, non la mettiamo in azione, ma vi spiego un attimo due cose. Cosa comoda, ragazzi, che l'energia ovviamente può entrare ovunque rispetto a questa fornace, che invece in questa fornace deve entrare per forza dove c'è il cubo rosso, il quadratino rosso. Se avete notato, ho anche spostato il comodino verde qui in Tinker Table. Bene, quindi possiamo tranquillamente rompere questa fornace e piazzarla direttamente qui. Mi è caduto intanto di sotto un cavo, vabbè. Quindi, se vedete, se io piazzo la fornace in vabbè, mettiamola qua così almeno evitiamo di farla cadere di sotto e poi andare dopo. Quindi la sposterò io da solo la fornace lì. Vabbè, non la possiamo mettere dopo l'advanced lì. Quindi, piazziamo la fornace, come vedete il cavo si collega ugualmente. La texture è abbastanza carina, è uguale, diciamo, a me sembra più a quella delle Enriched Alloy. Sì, delle Enriched Alloy, ragazzi, non ci sto più, sì. Stavo dicendo la texture uguale a quella di un item, sì, non so come fa a essere uguale, quella del blocco uguale a quella di un item. Comunque, dicevo, sembrava quella dell'Enrichment Chamber, ecco, sì, è uguale identica, mi sembra, però boh, non ricordo, cambia qualcosa. Allora, tasto destro, come vedete,
Si possono sempre mettere gli overclock, quindi si possono mettere gli speed upgrade e gli energy upgrade, che ricordo, l'energy upgrade serve per tenere più energia all'interno del macchinario, e beh, lo speed upgrade ovviamente per la velocità. Ci sono qua tre posti per mettere i materiali da smeltare, da sciogliere. Quindi nello stesso tempo possiamo sciogliere tre materiali. Ovviamente più materiali mettiamo e più consuma, almeno credo. Io ancora non l'ho provato, soltanto visto di spazi. Quindi lo proveremo in diretta, ragazzi, in diretta. Sì, siamo noi. No, basta che non spacco la scrivania. Bene, allora, quindi diciamo, per quanto riguarda gli spazi e che funzionamento avete visto, poi la mettiamo in funzione. E una cosa che ci tengo a dirvi, ragazzi, se già avete intenzione di mettere delle speed upgrade e magari in futuro fare qualcosa di più potente, non fatelo, non fatelo. Perché se voi metterete gli overclock in generale, speed o energy upgrade, e poi magari utilizzerete la fornace con gli upgrade per fare le altre fornaci, perché scusate, sto mischiando 10.000 parole. Perché comunque per fare l'advanced c'è bisogno della basic smelting factory. Questo ve lo volevo dire dopo, ma infatti ve lo dico dopo, ecco. E se utilizzeremo la fornace con gli upgrade, quando poi dopo andremo a craftare quella di un livello superiore, quindi advanced o elite, quindi la stessa cosa comunque con l'advanced con l'elite, vabbè, comunque utilizzeremo le fornaci con gli overclock. Mi sto dilungando troppo per dire una cosa semplice. E perderemo tutti gli overclock, quindi ritorneremo da zero. E è una cosa che non serve, quindi io ho deciso già di fare l'advanced, quindi così almeno se poi vogliamo mettere gli overclock, amen, mettiamo gli overclock, perché la elite sembra un po' grande per me. Adesso vi faccio vedere un pochettino perché sto dicendo queste cosette. Allora, rompiamo, voilà, lì, voilà, ulu, rompiamo anche questo cavo. E di sotto non vi ci porto, ragazzi, non vi ci voglio portare perché sto spostando i macchinari, sto spostando tutto per le prossime puntate che vi devo far vedere le cose della assembly line. Allora, bene, prendiamo intanto i materiali prima di farvi vedere il crafting, che già ve l'ho fatto vedere. Per fare l'advanced smelting factory, ragazzi, come già detto, ci vuole una basic smelting factory, possibilmente senza upgrade. Io l'ho provato in creative, ragazzi. Non vorrei che magari si sono persi gli overclock perché ero in creative nel mondo dove faccio gli esperimenti. Io però, per non farvi perdere gli overclock, visto che ci tengo a voi e che non perdiate, che non perdiate materiali, vi ho avvisato. Quindi se volete provarci voi in survival e poi volete commentare per dire se li tiene o no gli overclock, bene, potete farlo tranquillamente. E poi ovviamente poi nei video successivi dirò che se i risultati dei vostri test. Bene, il crafting, ragazzi, è uguale identico. L'unica cosa che cambia è che al posto del blocco di steel, visto che lo sto dicendo la terza volta, ci va la Basic Smelting Factory, e al posto dei Gold Dust ci vogliono due Diamond Dust. Come fare Diamond Dust, ragari? Beh, ragazzi, basta mettere un diamante nel crusher, un diamante nel crusher, e ci darà un Diamond Dust. Eh sì, qui non si può fare la triplicazione o duplicazione dei materiali, perché per ogni diamante abbiamo diritto a un solo Dust, ragazzi. Quindi rassegnatevi. Per l'Elite Smelting Factory invece il crafting sempre rimane uguale. Qua ci va l'Advanced Smelting Factory o un elec. No, potevo fare questa, ragazzi. Non ci avevo pensato, così almeno potevo mettere due Atomic Core, però gli Atomic Core sono troppo. Ecco, sì, è vero, l'avevo fatto per questo motivo qua, perché non volevo fare gli Atomic Core, perché gli Atomic Core sono un po' lunghi da fare, bisogna fare i quattro Richard Alloy, oh no, un optional, no, sì, i dust dell'ossidiana, i dust dell'osmium e un diamante. E ne dobbiamo fare due, quindi ci vogliono altri due diamanti, ci vogliono. E la cosa un po' mi pesa. Magari, ragazzi, possiamo farla nella prossima puntata, però penso che l'advanced basterà. Vediamo subito, visto che comunque di velocità non cambia niente, preferirei fare l'advanced. Comunque, craftiamo subito l'advanced e poi vediamo. Allora, mettiamo la Basic Smelting Factory. Ah, devo fare però prima i quattro control circuit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vedete, ragazzi, è tutto improvvisato. Ho studiato al volo perché stavo sistemando giù di sotto. Adesso devo fare una nuova fornace. Metto lì, mi sono messo a registrare solo per voi, ragazzi. Allora,
Mettiamo poi due Enrico e Dan Loy, i due Diamond Dust, bene, la Basic Smelting Factory. Ecco qui l'Advanced Smelting Factory. Bene, piazziamola perché 99 su 100 terremo questa qua perché è comoda, non è né grande né piccola ed è anche bella con la texture rossa. A me sinceramente piace rossa, anche blu è bella per l'Elite, però mi piace rossa. Tasto destro, ragazzi, vedete, già ci sono 3, 4, 5, 5 spazi, ragazzi. Quando è che cuciniamo? Cioè, non è mai capitato. A me di solito qua, quando abbiamo fatto i video, mi è capitato al massimo di cucinare due, massimo tre oggetti insieme e dovevo aspettare che la fornace si svuotasse. 5 oggetti insieme, ragazzi, già è tanto. E per l'Elite non so se erano, se non sbaglio, 7, 8, non mi ricordo, una cosa del genere. Comunque erano parecchi perché non ci stavano. Infatti avevo anche un pochettino un bug di texture che qua andava un po' sul blocco sul quadratino dell'energia. Quindi diciamo, secondo me l'Advanced Smelting Factory è un buon compromesso tra consumo di materiali per craftarlo e risultato, diciamo, per quello che ci dà, perché 5 spazi sono per me abbastanza, ragazzi. Poi magari quando andiamo avanti non ci bastano, però per il momento basta e avanza. Ho sentito un Enderman. Dove sei? Dove sei? Ho bisogno di perle. Vieni qua, adesso andiamo su. Andiamo su. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Dove sei? Dai, non te ne puoi andare così. Che caga sotto che sei. Che caga sotto. Scusate, ragazzi, per le parole. Io voglio vedere se è andata a finire da qualche parte. Ragazzi, se avete notato, l'armatura mi ha rallentato la velocità. Perché? Perché ho 80 kg di roba addosso. Poi, nelle puntate successive, faremo magari gli upgrade per andare più veloce. Allora, ragazzi, vi stavo facendo vedere, dopo la mezza interruzione, prima della mezza interruzione che ci ha fatto fare questo Enderman che se n'è fuggito. Scusate, il mio telefono in sottofondo. Come funzionava? Bene, allora, possiamo mettere a cucinare del Copper Dust. E nel frattempo, che ne so, facciamo della coble, tac, e si mette a cucinare tranquillamente insieme. È davvero molto comodo, ovviamente non cucina tutto quanto insieme, man mano che li mettete, se li cucina, c'ha i suoi tempi, ed è giusto. È davvero comoda, perché voi ve ne andate in giro, mettete a cucinare la roba e ve ne andate in giro a fare intanto altre cose per craftare. Quindi, secondo me, è una delle cose più comode che hanno inserito nella Volz e fa parte del mod pack, della mod Mechanism, se non sbaglio, sì, Mechanism. E bene, secondo me, come ripeto, l'Advanced Smelting Factory è la migliore. Poi ognuno ha le sue esigenze, può andare bene la Basic come l'Elite, come può andare bene la fornace normale. Bene ragazzi, allora, visto che nella scorsa puntata non ho salutato nessuno, perché mi sono proprio letteralmente scordato, visto che stavo dormendo. Allora, Reborn Sun era il primo che ha commentato nello scorso video, quindi lo salutiamo, e dice che voleva essere il primo anche nello scorso ancora, però non ce l'ha fatta. Mister Cima, Cosi2000, Necromante, Davide Ferrari, che mi ha consigliato di mettere degli hopper nella farm automatica del grano. Niente, vi saluto tutti quanti, ragazzi. E mi raccomando, se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi, così almeno siamo insieme, pubblichiamo video, ci ubriachiamo, facendo di tutto di più. Va bene, scherzo, ragazzi, torniamo coi piedi per terra. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, ragazzi. Se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace, ma commentate, almeno co aumentiamo la qualità del video. Bene, che vi devo dire? Se volete seguirmi su Twitter, chiocciola The Mister Tai, clicca qua! Ok, scusate. Bene, da Mister Tai che è tutto, ragazzi, e ciao a tutti!